Bene ragazzi, qui di Antico Mermaid Swamp, quindi ci eravamo fermati dove mestruazioni verdi, diciamo solo questo, poi siamo risvenuti, ora Seitaro ci è venuto a salvare, lei con un buon italiano dice: "Sei Taro?" E lui: "No, io non sono Taro, io sono Seitaro." Quindi lei: "Sì, sei Seitaro." "No, sei Taro, non sei Seitaro." "Sì, sei Seitaro." "No, sei Taro, non sei Seitaro." Vabbè, scusate. Comunque, perché stai? Dov'è Yuka? Dov'è andata? Ah, svegliati, idiota. Yuka è ancora a letto, no? Dobbiamo portare all'ospedale. No, non credo che ci siamo immaginati tutto. Io non ci credo. E comunque, qual è stata la grande idea? Perché ti è venuta questa grande idea di farti un pisolino in questo posto? Non dovresti cercare una mappa? Io ero in uno stato inconscio. Eh? Mi stai dicendo che sei caduta e sei svenuta? Oh mio Dio, non mi posso affidare a te per niente. Ma che stronzo! Stai zitto, e tu hai trovato qualcosa? No, non ancora. E allora? Ma incomincio a dubitare che questo posto abbia una mappa. Cioè, che l'altro posto abbia una mappa, quindi incomincerò a cercare qua. Ma c'è anche uno studio qui. Dovrei darci un'occhiata. Starò qui e guarderò un po'. Tu vai a guardare nelle altre stanze. Vieni se trovi qualcosa. Che c'è? Sembra che tu stia male. No, no, niente. Era solo un sogno, ma sembrava così reale, segreto. Quale segreto? Beh, comunque, se sei stanca, riposati. Se no, cerca. Conto su di te. Wow. Sì, però. Allora. Ah, ok, a lui possiamo sempre parlare. Ok. Che cosa cazzo abbiamo raccolto? Spring. Cos'era uno spring? Ah, ok, lo so cos'è lo spring. So cos'è lo spring. So cos'è lo spring. So cos'è lo spring, spring, spring. Spring, spring, spring. Spring, spring, spring. Ok, so cos'è lo spring. Dov'è che si doveva usare lo spring? Che c'era un posto dove bisognava usare tipo un bastone, no? Ricordate che Vacchia ha chiaramente detto: "Qua bisognerebbe usare un bastone." Però non mi ricordo affatto dov'è che fosse. Intanto lo spring qua dal camino non credo si possa usare. Allora ragazzi, allora. È 2 ore che cerco, 2 ore. Dovevamo andare nella stanza del pianoforte. Sapete quella con i due dipinti dei due bambini, no? Uno a sinistra e uno a destra, ecco. Dietro quello a sinistra, adesso, non prima, adesso c'era una chiave. Con la chiave possiamo andare qua. Quindi prendi la chiave, usala qua. Oh, è aperta, vaffanculo. Quindi c'è della roba. Qua c'è, cos'è, legna questa? Ah, ok, sì, cioè, prendila, prendila, prendila. Bene, adesso andiamo a prendere anche. Ci serve una scopa. Prendiamo la scopa. Cioè, dai, è la cosa più intuitiva del mondo. Su, ragazzi, su. Ok, adesso andiamo dalla tipa. E credo che questo non c'era scritto nella guida, però immagino si possa fare. Di mettergli un po' di legna e quant'altro. Così smette di dire: "Non posso." Perché no? Perché no? Ah, ecco, ok. Vai. Ok. Ok, adesso non dovrei più cagare la minchia col fatto che ha freddo. Bene, adesso cosa dovremmo fare con la scopa? Vi state chiedendo voi, perché Dildo hai raccolto una scopa. Bene, ve lo dico subito: con la scopa dobbiamo andare da una, oddio, ora non so quale, una delle due scalinate e spazzare, pulire. Seriamente. Voilà! Che cazzo! Ok, andiamo. Ok, da qua in poi invece ora mi cago perché è tutto nuovo. Ok, posti giganti però, madonna. Niente di che, niente di che. Il camino, lo specchio. Niente. Qui lì non c'è Takeshi che trema. C'è un cazzo qua? Dai, impossibile. Ah! Sono stato ingannato. Non avrei mai sposato se avessi saputo prima di questo posto. Ok, quei tizi mi hanno fregato, non potrò mai andarmene, so il suo segreto, quindi sarò maledetta. Che bello andare in un posto e trovare queste scritte sparse in giro. È proprio divertente. Cosa c'è qua? Ok, kimono. C'è anche una lettera. Fa veramente schifo, non riesco a capirlo, devo andarmene da questo posto, morite aberrazioni.
Non riesco a sopportarle mentre posano le loro mani su di me. Questo è inquietante, però. Ah, c'è una scritta qua. 8, scritto in numeri romani. Vi! E quindi? Oh, attenzione! Non posso perché c'è il buco. Se avessi qualcosa. Ma noi abbiamo la spring. Io non ho ancora capito cosa cazzo sia sta spring. Non funziona. Eh sì, ci sono gli occhi. Questa porta è rotta, non può entrare. Ma noi abbiamo la spring. No, vero. Ok, buono. Quindi abbiamo scoperto intanto quello che suppongo essere un codice, che è 8. Cioè 8 non è un codice, in verità è solamente un 8. Però, boh, intanto è qualcosa che abbiamo scoperto. Adesso gradirei andare dall'altra parte della stanza, della casa qua abbandonata, dello stabile abbandonato, e pulire anche qua. Questo è il gesto della scopa che viene, che va di qua e di là. Ok, allora. Va benissimo. No, va bene. Abbiamo, abbiamo anche qua due letti. Sento qualcosa di duro nel cuscino. Che cos'è? Sei così ingenua e piccola. E qui anche? No. Ma controlla, scusa. Cosa devi farci? Usa lo spring. Dagli fuoco, non so. Vabbè, questi non po' lampade, lampade sì, tende pesanti fatte di cemento che non posso scostare. Ok, altre due porte, però questa è chiusa, che palle. Abbiamo delle chiavi? No, ma abbiamo uno spring, niente. E qui? Oh no. Ok, non fare niente, per carità. Ok, c'era la 8, la 8 è questa, quindi facciamo qua, cerchiamo qua dentro. Non c'è niente. Ah, ho trovato qualcosa. Ah, non sono morto. Cosa sta accadendo? Un bottone, seriamente. Ok, si va a cercare solo in quella, no? Sì. Un bottone. Ora. Mi spieghi ora. A cosa serve un bottone? Ora un bottone. È fucking button. A quanto pare dovremmo entrare in questa stanza e Spring, a quanto pare, è la lancetta. Ok. Vai, gira. Sì. Sì. Oh yeah, oh yeah, gira, gira. Gira that bitch. Ok, ora sta facendo tick. Io metto alle 8. Madò! E quindi? Oddio, panico e paura a Las Vegas. Paura e delirio. E Little Drop. Ah, è uscito fuori tipo un cassettino, no? Cioè, vediamo se c'è qualche cosa dentro. Una bottiglia di liquido. Può essere sangue, benzina, acqua, sperma di coccinella. Tutto. No, noi abbiamo una bottiglia di liquido. Sapete cosa? Io andrò a chiedere a proposito della bottiglia di liquido a Sayatomo Kawazagari, che è il tipico nome di questa gente. Aiutami, Satomo Kanawaji. Ho bisogno della tua sapienza proprio pressoché illimitata. Ecco. Ho trovato questa bottiglia. Sai cos'è? Un odore orribile. È acido idrocloridrico. Che schifo. Idro-co-cosa? Idrotropico, sì, andrebbe. Idrotropico. Non farlo cadere in sulla pelle, ti scioglierà. Basta. Questo è tutto ciò che lui ha da dirci. C'era qualche posto che non poteva essere aperto. Perché. Proviamo a versare l'acido qua. Vediamo. Ok, abbiamo tolto tipo i chiodi, credo. Ok, abbiamo le tegole. Questa ci conduce qua, no? Bene. Adesso, cosa possiamo fare con quelle cose di legno? Ma è ovvio. Dobbiamo andare da. Lì, Mustafa con gli occhiali, che poi intendo dire la porta che non si apre, e quindi andare qui, metterci i mariottidi, vai. Ok, possiamo entrare. Salva come se non ci fosse un domani, bene. Allora, cose d'acqua non sto nemmeno a controllare. No, abbiamo raccolto una mazza da golf, c'è sempre la palude.
È super vicina. Cosa abbiamo? Diario. Ho perso la stanza per la tipa grassa. Ne ho una di riserva, devo stare molto attenta. Le cameriere hanno detto che non ne sanno nulla, non posso fidarmi di loro. Le cameriere hanno provato a pulire il camino, credo. Boh, ok. Va bene. Cos'è una persona? No, un buco sembrava una persona. Qua c'è un telefono, ovviamente. Fammi chiamare i pompieri. Un nero te. Un telefono nero. Attenzione, suona. Ma il telefono ha suonato, ma non c'è corrente. Com'è possibile? Hello? Oh, il nome del gioco! Che poi non è vero, Hello è un altro gioco, quindi è una cheat incredibile. Yuka? Yuka sei tu! Non sento più niente, ma quella era sicuramente Yuka. Oh my god. Ok, dobbiamo andare da Yuka, mi sa. Yuka. Ok, Yuka, sto arrivando a salvarti, amica mia. Yuka, arrivo. Yuka, nene. Scusate. Ok, andiamo da Yuka, veloci. Non credo comunque sia la cosa giusta, eh. Sicuramente sarà una perdita di tempo colossale. Io arrabbiato stopperò il video. Però, tentar non nuoce. Guarda come cammina tutto zigzag, tutto zigrinato. Vai. Non è qui, ma è qui. Il suo corpo non ce l'ha fatta, la sua pelle si era rovinata, anche i suoi organi. Hog. Perché? Perché è successo questo? Non so quando sia morta, ma speriamo che sia stato veloce. Se non avessi acceso il camino, allora questo non. Ma che cazzo c'entra il camino? Ma smettite di essere così strano. Ragazzi, che è successo? Che è successo, Yuka? Yuta, la verità è che. Aia! Yuta? Non prenderla male, sai, una cosa tira l'altra. Ho fallito. Eh? Ho fallito. Aiuta! Ah! Ma che cazzo sta succedendo in sta casa? Ma è una casa dei pazzi. Ora possiamo aprire il menu mentre controlliamo Seitaro. Oh mio Dio, sono Seitaro. Andiamo a rincorrere Yuta. Bravi ragazzi. Next part.